Il Festival of Speed di Goodwood, lo dice anche il nome, è una grande festa della velocità, dove si trova il meglio dell'auto sportiva e da corsa, e di conseguenza è anche lo spazio in cui le case automobilistiche mostrano la loro storia e il loro presente sportivo. Anche per Toyota, Gazoo Racing è stato il momento di congiunzione fra motorsport e pubblico, con la presenza dei piloti della Dakar come Seb Quintero o del WRC come Alfyn Evans, Yari Matlatvala, e anche il due volte campione del mondo Kalle Rovanperä. Andrea Carlucci, Vice President di Toyota Europe, ci ha raccontato questa edizione di Goodwood da diversi punti di vista. Innanzitutto quello del marchio Gazoo Racing, dopodiché quello di un dirigente automotive, ma anche quello di un italiano appassionato di motori. Ho fatto molte edizioni di Goodwood, è una delle edizioni negli ultimi anni fra le più interessanti dal punto di vista di quanti espositori ci sono. C'è un numero diciamo, di costruttori che sta avvenendo e non solo, perché poi la partecipazione è, per così dire, popolare. Ci sono solo un numero infinito di appassionati. Stamattina sono arrivato qui alle 7 ed era già pieno. Noi lo viviamo un po' come sempre, ogni anno. Cerchiamo di portare al grande pubblico questa idea di quello che noi chiamiamo multipath, quindi la possibilità di guardare alla carbon neutrality, cosiddetta carbon neutrality, mantenendo tutte le tecnologie esistenti. Quindi ancora oggi siamo qua, davanti a me c'è la Gia Yaris alimentata da idrogeno e poi chiaramente abbiamo vetture da competizione, quella della Dakar, a me carissima, che sta dando spettacolo, anche se adesso hanno chiesto di non fare più i donuts perché evidentemente per norme di sicurezza, visto il numero di persone, ci siamo fermati. È sicuramente uno degli eventi più belli perché rappresenta la popolarità del motorsport e vorrei dirti delle auto in generale. So, si parla sempre di più che i giovani, meno giovani, hanno perso interesse per le auto, non è vero. Se io guardo a cosa succede a Goodwood, ma non solo, parlo di Le Mans qualche settimana fa, la partecipazione è incredibile, sono persone che vengono e pagano il loro biglietto, stanno dentro e sono veramente appassionate. Io sono qui allo stand, ci sono domande da parte di tutti, c'è veramente voglia, di auto, di divertimento, di sport, di sorridere. Con quale che sia la tecnologia. Esatto, abbiamo parlato di neutralità, di multipath, soprattutto di Yaris, quindi mi lanci un assist perché il prodotto di Gazoo Racing che avete portato quest'anno è la Yaris GR aggiornata Sì. ed è la prima occasione in cui questa vettura arriva al pubblico, soprattutto un pubblico di appassionati di motori, un pubblico di appassionati di autosportive, quindi il pubblico giusto. Per quanto riguarda Goodwood, non avete l'impressione che stia diventando sempre di più, oltre che una festa, un vero e proprio festival della velocità, sempre di più un salone dove presentare novità, dove avvicinarsi al pubblico con i prodotti che poi andranno sul mercato? Sì, questa è l'impressione che ho avuto. Stamattina ho girato tanto in giro, effettivamente c'è questo misto fra diciamo, la Goodwood più nota dove c'è l'esibizione della performance, a banalmente l'esibizione dei modelli e come dicevo di tutto, di ogni tipo. C'è chiaramente l'auto storica, c'è l'auto sportiva storica, ma c'è tutta un'area dedicata alle vetture che stanno uscendo oggi sul mercato. Molti concorrenti hanno presentato vetture elettriche, c'è chiaramente interesse anche per queste, perché no? È un grande salone en plein air. Oggi veramente questi giorni ci sta aiutando il tempo, la meteo che ormai guardiamo regolarmente da quando viviamo in Nord Europa come dire, ci sta aiutando. E veramente è una grande festa, ma è anche un momento in cui le persone possono vedere tantissimi marchi tutti insieme. Devo dire che ho visto i principali marchi che siano più o meno impegnati nel motorsport e questo sta portando sicuramente il senso che forse la voglia di fare, se fatta bene, esposizioni di modelli, appunto saloni, non è finita. Ecco, questo sì. Però bisogna saperlo far bene, bisogna portare tante novità, bisogna anche coinvolgere le persone. Da italiano penso che oggi così è venuto in mente a me l'idea che
guardando alcuni facevano il fuoristrada, ho guardato forse 20-25 anni indietro e mi ha ricordato molto il Salone di Bologna. Il Bologna Motor Show, per chi è del nostro settore, è stato un momento importantissimo. Non c'è più, però chissà, insomma, le cose poi possono venire e ritornano. Questo è stato, da italiano, uno di quei momenti. Sono cose molto distinte, lo so, però oggi ho avuto questa sensazione di grande festa, ma anche di voglia di mostrare che l'auto è viva. Sì, e soprattutto che l'auto e il motorsport sono vicini al pubblico. Qui allo stand abbiamo avuto la dimostrazione di questo. Ci sono i piloti ufficiali del team WRC, cioè ci sono i piloti ufficiali del team Dakar. Quindi un momento in cui l'industria si avvicina proprio poi ai diretti interessati, che sono quelli che un domani acquisteranno una vettura, anche perché guardano le gare. Noi vi dobbiamo lasciare perché state per Perché la partire. GA Yaris, anzi la Rally Ma 2 ci deve, si deve inquadriamola accendere, perché guardiamola la insieme. GR Yaris ci saluta, è pronta per Grazie, fare la thank you. salita. Però vi salutiamo ovviamente con questo bel rumore. Alla prossima, al prossimo. Alla prossima. Questa non è elettrica.